Buongiorno a tutti da Ankara. Qui, come vedete, sta nevicando e questa mattina ci siamo svegliati con questa bellissima sorpresa. Lo prendiamo come un segno di speranza per tutto ciò che sta succedendo purtroppo in Italia, in Europa, ma anche in Turchia. Qua il numero dei contagiati da coronavirus è aumentato a 191 e purtroppo si iniziano a contare le vittime. Fino ad oggi sono due. Ieri sera in conferenza stampa il Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un messaggio alla nazione reiterando quelle che sono state le misure già adottate nella scorsa settimana, ossia l'assoluta necessità di rimanere in casa, di evitare uscite se non strettamente necessarie e che ha portato alla chiusura di scuole, università e ogni tipo di attività ricreativa. Inoltre, sempre in conferenza stampa, sono state annunciate delle misure economiche. Il governo turco ha varato un pacchetto di 100 miliardi di lire turche per far fronte alle necessità e alle urgenze economiche. Come si sa, infatti, la Turchia sta vivendo un momento di recessione in cui grossi e gravi sono i problemi strutturali dell'economia. Se questa è l'urgenza che accomuna Turchia e tutti i paesi europei, comunque l'attività diplomatica di Ankara continua. E 2 giorni fa si è tenuta a Istanbul una videoconferenza tra il presidente Erdogan e i principali leader europei, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson, in cui si è affrontato da una parte l'emergenza del coronavirus e la necessità di trovare delle misure congiunte, dall'altra la vera partita sul tavolo in cui si sono convogliati tutti gli sforzi sono stati per la questione dei rifugiati e la questione europea. E soprattutto il riferimento all'accordo siglato con Bruxelles nel 2018 che Ankara non considera più valido e che ha portato all'apertura delle frontiere a questo grandissimo flusso di rifugiati e di immigrati verso la Grecia. Un'altra questione cruciale è la questione di Idlib. Da una parte Ankara sostiene la necessità della creazione di un corridoio, di una safe zone, dall'altra l'accordo che è stato siglato con la Russia di Vladimir Putin qualche settimana fa a Mosca e ha portato appunto alla stesura di una roadmap, in realtà sta incontrando delle grosse difficoltà. Proprio 2 giorni fa sono iniziati i pattugliamenti congiunti tra le truppe turche e le truppe russe nella zona di Idlib che non hanno subito comunque un forte rallentamento a causa di azioni sovversive di gruppi terroristici. Per cui da una parte c'è una volontà di trovare una della soluzione, dall'altra parte ci sono delle grosse difficoltà sul campo. Questo per ora è quello che sta succedendo in Turchia. La speranza è comunque che, soprattutto per quanto riguarda il coronavirus, si adottino delle misure atte e adeguate a contenere la pandemia. C'è stato anche un fitto scambio telefonico del presidente Erdogan con lo stesso primo ministro italiano Conte, in cui Erdogan ha espresso grandissima solidarietà. Dall'altra parte, l'azione molto dinamica della Turchia a supporto dell'Iran, che sta appunto a causa delle sanzioni internazionali, comunque si trova in grandissima difficoltà. L'augurio di tutti è che questa situazione così grave finisca più presto e il mio invito personale è quello di rimanere a casa, come appunto io stessa sto facendo.